Durerà almeno fino a domenica l'ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore il nostro paese. Il primo a essere investito è stato il nord-ovest, soprattutto la Liguria. Critica la situazione questa notte anche in Toscana. Forti piogge anche nel Lazio e lungo le regioni tirreniche, mentre la perturbazione si sposta molto lentamente verso est e verso sud. Allagamenti e salvataggi da parte dei vigili del fuoco nel corso della notte nel comune di Campiglia Marittima, dove il fiume Corni, a causa delle intense piogge, ha rotto gli argini sulla sponda opposta a quella del paese. L'acqua ha invaso terreni e abitazioni. Chiuse diverse strade per allagamenti anche a Marina di Cecina, San Gimignano, Siena, Bibbona, frane anche nel Fiorentino. Il livello dei fiumi, grazie a una breve tregua nel maltempo, si è stabilizzato e l'allarme sembra essere rientrato, anche se il livello di attenzione delle autorità resta molto alto nel timore di nuove piogge. Allagamenti ed esondazioni anche nel bolognese, dove le forze dell'ordine chiedono ai cittadini di stare lontano da ponti e argini. Allerta gialla idrogeologica e idraulica nelle aree nord-orientali del Piemonte, mentre la Liguria continua a monitorare i corsi d'acqua dopo i forti temporali di ieri. Ancora 48 ore di allerta e poi, secondo le previsioni, il ritorno di un tempo più stabile su gran parte del paese già da lunedì.